Mister, si parte per il ritiro con quali propositi intanto? Innanzitutto saluto tutti, è l'occasione per ricominciare, insomma, quindi un grande saluto a tutti i nostri tifosi e anche a voi che insieme alla squadra si appresta a vivere una nuova stagione. Adesso gli obiettivi sono sempre molto semplici porseli, è un pochino più complicato rispettarli, insomma, voglio dire. Però l'obiettivo è quello di ricreare una squadra che abbia dentro di sé lo spirito di quello che la squadra della stagione passata ha avuto. Quello credo che sia un fatto indiscutibile. Quindi questo è il vero ed unico obiettivo ad oggi. Sono stati già operati alcune operazioni appunto di mercato, forse, anzi sicuramente ce ne saranno ancora. Che trapani dobbiamo aspettarci sotto l'aspetto dell'organico quest'anno? Ma innanzitutto sento, leggo in maniera molto distratta, non perché voglio essere snob, ma perché proprio io non sono social in particolare, però leggo molta, troppa preoccupazione tra la nostra gente in relazione a quello che a quello che sarà il futuro, a quello che sarà eventuali, anzi, già concreti cambiamenti. Io credo invece che la gente non deve essere assolutamente preoccupata, perché se c'è una cosa facilmente sostituibile nel calcio sono i calciatori e anche gli allenatori. Quello che è un pochino più complicato sostituire sono gli uomini. Adesso il campionato dirà se noi abbiamo perso solo i calciatori oppure solo i calciatori e gli uomini. Questo lo dirà solamente il campionato. Il programma di questa prima fase di lavoro. Ma il programma è quello, sai, si sente dire si parte veloce, si parte forte, io credo che sia un pochino tutto molto discutibile. Si fa una preparazione mirata ad essere in condizione dalla prima giornata, perché il primo giorno ci sono 3 punti e a maggio ce ne saranno l'ultima giornata gli stessi punti. Quindi noi vorremmo essere in grado di poter essere protagonisti da subito senza fare dei calcoli, a mio giudizio, anche assurdi su quello che sarà la condizione da trovare. La condizione da trovare è per la prima giornata di campionato. Per quello che riguarda ovviamente la Coppa Italia non potremo essere al massimo, su quello non c'è dubbio. Come si fa a tenere un po' più basso l'entusiasmo dei tifosi dopo la stagione appena conclusasi? No, ma io non lo voglio tenere più basso, io voglio togliere esclusivamente la preoccupazione che c'è, la gente deve fidarsi, tanto di me o del direttore, tanto deve fidarsi soprattutto del presidente, perché quello credo che sia veramente, sarebbe la cessione più onerosa e più difficile da sostituire in assoluto per Trapani città, quindi finché rimane questa proprietà, io credo che i tifosi debbano necessariamente preoccuparsi proprio di niente, anche se poi i campionati saranno più o meno positivi, questo fa parte del calcio. Quindi io non voglio spengere nessun tipo di entusiasmo, io so come siamo partiti, so perché siamo arrivati lì e quindi quest'anno Trapani dagli altri verrà vista in maniera diversa, ma questo non deve essere un problema, deve essere un motivo di orgoglio, che però non deve farci perdere quella che è la nostra realtà, ma non realtà mediatica o realtà economica, quella che è la nostra mentalità. E la nostra mentalità è quella di essere una squadra che un gruppo di giocatori che insieme ai propri tifosi, insieme alla propria alla propria società va in campo. Noi vogliamo essere la squadra che va in campo insieme a queste altre componenti. Dopo un mese di vacanze e di riflessioni, cosa rimane in Cerse Cosmi della passata stagione? Ma guarda, io ho fatto delle vacanze, anche se ero fuori, poi era pieno di italiani, quindi voglio dire. Io devo essere sincero, insomma, ho avuto la sensazione che si sia fatto qualcosa di importante, però da come me ne ha parlato la gente e comune, anche addetti ai lavori, anche allenatori che ho incontrato,
Questa è qualcosa più di una sensazione, cioè l'Italia calcistica ha visto che in una parte dell'Italia molto distante da altre sedi si fa un calcio sofisticato, perché quello che sta facendo questa società è un calcio sofisticato, ma di una semplicità estrema. E ha fatto qualcosa, è andata vicina ad ottenere qualcosa di incredibile.